Kandinsky, nato a Mosca il 4 dicembre 1866 e morto a Neuilly-sur-Seine 13 dicembre 1944, è stato un pittore russo creatore della pittura astratta. Kandinsky nelle sue opere espone le sue teorie sull'uso del colore, intravedendo un nesso strettissimo tra opera d'arte e dimensione spirituale. Il colore può avere due possibili effetti sullo spettatore: un effetto fisico, superficiale, basato su sensazioni momentanee, determinato dalla registrazione da parte della retina di un colore piuttosto che di un altro. Oppure può avere un effetto psichico, dovuto alla vibrazione spirituale prodotta dalla forza psichica dell'uomo, attraverso cui il colore raggiunge l'anima. L'effetto psichico del colore è determinato dalle sue qualità sensibili. Il colore ha un odore, un sapore, un suono. Perciò il rosso, ad esempio, risveglia in noi l'emozione del dolore, non per un'associazione di idee, ma per le sue proprie caratteristiche, per il suo suono interiore. Kandinsky utilizza una metafora musicale per spiegare questo effetto. Il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto. L'anima è un pianoforte con molte corde. La linea è la traccia lasciata dal punto in movimento, per questo è dinamica. Può essere orizzontale, forma più concisa nell'infinità mobilità fredda, verticale, forma più concisa nell'infinità mobilità calda, diagonale, unione uniforme di freddo e caldo. Questo quadro a voi cosa rappresenta? Questo quadro per me rappresenta un occhio che mi guarda e che mi osserva e osserva tutti quanti, tutto il popolo del mondo. A me rappresenta un bambino che viene sparato e anche attaccato con delle armi. Per me Kandinsky è un pittore a tutti gli effetti.